Mi trovo nell'orto ed ho trovato anche la bietola selvatica. Cresce spontanea, un po' ovunque. Io raccolgo le sue foglie e le taglio da sotto, quelle più grandi. Vedete? Così da favorire la ricrescita della pianta. Taglio le foglie in prossimità del gambo, così da permettere la ricrescita della pianta. Poco distante trovo un'altra pianta ed anche qui ne raccolgo le foglie. Anche questa è bietola, ma le foglie sono ancora piccole e le lascio. Alcuni fan del canale mi hanno chiesto di descrivere la pianta della bietola selvatica. Io personalmente la riconosco soprattutto dalla foglia, che è a tipo punta di lancia, vedete? Ma il picciolo è molto importante perché è lungo, molto lungo. E la foglia all'improvviso nel picciolo si ferma, non si protrae fino al gambo. Vedete? Esattamente così. Qui ho un altro tipo di bietola, la bieta da coste, che normalmente si semina e si coltiva, ma io non l'ho seminata. Probabilmente un uccellino durante il suo volo ha perso il seme, oppure il vento ha trasportato nel mio giardino i semi del vicino quando la bietola era in seme. Anche qui ci raccolgo accuratamente le sue foglie e lascio lo stelo così da potersi riprodurre. Poco distante trovo un'altra pianta di bieta da coste. Anche qui vado a tagliare le foglie, sempre in prossimità del gambo. Mio marito la raccoglie velocemente. Io gli chiedo di fare piano, appunto per mostrarvi come si fa. Fai piano una. Sì, ma non quella dietro. Una di queste davanti, piano piano. Questa. Ok. Sperando vi possa essere utile. Dopo la raccolta, ecco come sembra il nostro gambo di bietola. Vedete, nella prossimità della foglia che abbiamo raccolto, abbiamo già la ricrescita. Che dire? Abbiamo fatto la cena. Adesso lavo, sciacquo, rilavo e risciacquo più volte la nostra bietola. Poi metto a scolare. Metto la verdura in pentola e ci aggiungo due bicchieri di acqua. Io la cucino in questo modo, con pochissima acqua, tale da non perdere la verdura stessa tutte le proprietà che essa ha. Poso sul fuoco e lascio cucinare per massimo 7 minuti.
La nostra verdura è pronta per fare degli ottimi involtini vegetariani, gustosissimi. Tagliatelle verdi o anche pasta verde. Contorno per ricette alla contadina. La tipica pietanza pugliese, fave con bietola. Oppure un gustoso pesto. Spero vi sia stato utile il video. Ciao amici, alla prossima!